Ciao a tutti amici di Player Inside, oggi siamo qui a provare un gioco che ci avete richiesto in tanti di provare, ovvero Paladins. Esatto, su Insiders se ne è parlato tantissimo. Oltre ad avercelo chiesto voi, ce l'ha chiesto anche lo sviluppatore, infatti questo è un video in collaborazione con gli sviluppatori di Paladins. È un gioco gratuito, sì, è quindi gratuito. Se volete provarlo vi mettiamo il link in description. Esatto, trovate il link in descrizione e tutto quanto. Tanto vi dovevamo, ma ora lo proviamo per benino ragazzi. Chiariamo subito che questa è la nostra prima prova in assoluto con Paladins e che poi magari facendo allenamento vi porteremo qualche gameplay più avanzato. Sì. Innanzitutto ci sono le loot chests, cara Midna, guarda. Oh. E vai, la apriamo, vediamo. Sì, senza apriamo. Sapere né leggere né scrivere. Sì, io so leggere e scrivere però. E wow. Ci si trovano carte. Oh, ci sono le carte. Praticamente grazie a queste carte possiamo guadagnare il 10% di riduzione danno durante withdraw stealth. Bello, mi piace la cosa delle carte. Sì, questa effettivamente è una cosa veramente carina. Ci sono le carte, mi ispirano. Possiamo aprire altre 9 cestazze? Ah sì? Cestazze sarebbero i bauli forzieri. Equipperei il Tracker's Bandage. Vabbè, così, sì, visto che siamo. Senza saper leggere né scrivere lo possiamo anche equipare. Non è comune, è ecco, abbastanza raro. Ok, raro, io direi di fare bene. Indietro. Le cose rare attirano tutti, voglio provare il game. Molto bene, possiamo joinare, cara Midna. Oh, attenzione, vediamo un attimo i personaggi. Allora, però i nomi come sono? No, non volevo... Ok, questo qua è Thorvald. No, ma non volevo scegliere lui. Non volevo scegliere. Ok, scegliamo un altro. Questa per esempio Inara. Inara. Bella, mi piace. Effettivamente non sono male. Lui Barik. Ah, se li prendono gli altri non te li puoi prendere tu, giustamente. Attenzione, Fernando. Spettacolare. Wow, io direi Fernando. Oppure fammi vedere qualcun altro. Sì, abbiamo anche Makoa. Che è una sorta... No, certo, ho preso Makoa. Hai preso Makoa. Bello, però è una specie di tartarughina. Ok, però non li fa vedere in anteprima. Forse dovevamo andare nella sezione Champions prima della lobby. Attenzione. I personaggi sembrano belli. Ok, qua subito ci dice di sbloccare. Di scegliere cose. Una carta leggendaria. Io direi gain 1500 health. Però questa qua è già sbloccata, tipo. Allora hai ragione, forse. Però quella là al centro. Gain 80%. Ah, bella questa. Ok, va bene. Okay, prendiamocela. Molto bella. Bene. Scegli, ok. Questi sono i e mazzi. E qua abbiamo. Equippiamolo. Io direi di equippare molto bene. Molto bene. È bella sta cosa nei mazzi di carte. Devo che dire, è molto interessante. Attenzione, cosa molto, stai guardando? Molto interessante anche questa situazione. Molto interessante questo personaggio. Io che sparo? Ah, sparo proprio così. Okay, ma sono sparare alla gente. Allora, ci stanno dicendo, per favore, non giudicatemi. Se succhio, cioè se non se faccio schifo. Sì, ecco, sì, la sì. Traduzione non è letterale. Da quello che ho capito, però potrei sbagliarmi, ragazzi, perché la primissima partita non c'è una sorta di velocità, cioè non posso correre, non c'è la corsa, ma aumenta la velocità grazie alle carte. E quindi aumentando la velocità poi non c'è neanche più bisogno della corsa. Quindi è un po' parametrico come fa sì, spara tutto. Sì, ecco. Sì, sì, ma anche paramedico. Cioè è abbastanza degli elementi proprio da gioco di ruolo vero e proprio, anzi molto forti. Devo dire che è molto più profondo di quello che pensavo. Esatto. Forse abbiamo ammazzato Axe. Attenzione, io sono un camperone. Sì, ma tu sei proprio il re dei camperoni. Abbiamo ammazzato Venerable. Oh, attenzione, sono molto molto forte, ragazzi, la leggenda di questo gioco. C'è da dire, abbiamo ammazzato Despot Killing Spree per 3, ragazzi, ottimo, fantastico. E tu hai equipato la cosa che ti dà più bonus damage. Attacco. Sì, esatto. Quindi anche per questo. Ehi. Dove sono i nemici? Eccolo là, c'è coso. Questo qua. L'ho ucciso, Vanguard, ragazzi, attenzione Vanguard, perché Vanguard. È ottimo questo personaggio, io mi sono scelto a caso. Però devo dire dai. Eh sì, Rampage per 5. Perché non provi le altre attenzione. Cose? Tipo Q, premi Q. Premo Q, ok, ho premuto Q e ho fatto una specie di scudo. Ah, ok, molto bene, perché Q, giustamente, scudo, no? Premi F, voglio no, fare... No, F fa questa specie di attacco così, però non me lo fare sprecare. Ah, scusa, volevo solo intanto vedere. Sto ammazzando tutti come se non ci fosse un domani. Ah, c'è da dire che secondo me sono un po' scarsi. Unstoppable per 7. Grande Roinen. Molto bene, la partita precedente è andata benissimo, però io direi di scegliere un altro campione. Per esempio, ecco, vedi, qua ce li abbiamo tutti quanti. No, non sono male, sono parecchio interessanti. L'ultima, mi fai vedere l'ultima? Sì, si Ing. Chiama Ing. È di supporto, è di tu supporto. Sei principalmente una frontline. A me è piaciuto sto Makoa, però onestamente forse conviene scegliere un altro. Shalin. Avanti. Ha delle carte, attenzione. Poi trova subito le partite. Sì, questa è una cosa buona, effettivamente
il match ready, basta che tu fai join e già ti trova sia giocatori che partite con una facilità estrema. Allora prendi questo qua, dai. Lo prendiamo, ok. The Shalin. Ci sono un sacco di impostazioni per ogni cosa. Per esempio ha la headband, la bravado headband, che sarebbe questa sorta di bandana. Se no possiamo sbloccare la charisma headband oppure la renowned. Però sono tutte cose comuni queste qui. Per esempio come armatura abbiamo queste qua. Anche queste sono abbastanza comuni. Però questa qua è gratis. Ecco, secondo me tira fuori l'arco il 15% più veloce. Secondo me è molto meglio, okay. Cioè tendi l'arco per equipiamo molto bene. Credo allora, che si faccia così a equipare. Vediamo, guarda gli altri come sono combinati. In qualsiasi momento, praticamente premendo I, possiamo purchasare gli item, cioè praticamente comprare cose. Per esempio la difesa, poi utility, cura e attacco. Per esempio, quindi anche durante proprio il combattimento. Sì, sì, questa è una cosa fantastica. Ora, questa è una bella cosa, sì. Per esempio, vabbè, in questo adesso momento non ci serve nulla. Però basta premere. Ma che vuole questo? Ti levi dal. Ok. Abbiamo, vedi, delle cavalcature durante la partita. Bello. Dove sposto. Siamo? Beh, bello sì, però dove sono i nemici? Tipo l'Egitto. No, no. No, non è neanche l'Egitto. Ok. Dai, Raiden, che secondo lui è una specie di cecchino, Vedi, c'è questa speciale premendo Q sulla tastiera, che praticamente è un attacco consecutivo. Solo che onestamente no, non me lo dai, so. Dai, che quello sta morendo. Sì, questa però, cretina. No, però no. Poi tra l'altro mi ha fatto pure compenetrare con la roccia, che non è una non cosa è piacevole. Buona. No. Ragazzi, la partita di prima era andata molto meglio. Questa sta andando di schifo. Perché non mi piace questo personaggio. Nel senso, non è che non mi piace, non è un personaggio con cui iniziare, secondo me. Forse quello là che avevo prima, no, forse, sicuramente era molto. Quella salta come una pazza. Dai, quello è distratto. Grande Slayer Driver 40. Vedi, prendi tu questi crediti che poi puoi spendere in questi potenziamenti. E dai. Io anzi lo farei, fossi in te. No, non mi ammazzate, silenzio. Questo cretino. Uccisa. No, ecco, infatti. Dai, pure questa. La Vindicator è proprio fastidiosa. Caspita, gli levo 1000 per ogni volta. Effettivamente poi come attacchi è molto efficace. Sì, è lento a caricare l'arma. Guarda, l'ho preso. È molto preciso, cioè l'attacco arriva proprio in un punto preciso. Però è abbastanza efficace come potere. Defense fade. Ah, no, non ce l'abbiamo fatta. Cosa è successo? Vabbè ragazzi, per adesso mi perdonerete tutto. Io vi sto semplicemente facendo vedere il gioco. Io sparo pure ai miei amici per questo qua. Sbam. Ma guarda quante ce ne sono. Ma non mi stanno vedendo? No, perché in realtà è un'esca, secondo me. Vedi? È tipo una sua abilità. Ci sono cascato con tutte le scarpe. Secondo me, mi sembra di aver capito che fosse un'esca. Peccato. Vedi? Li crea lui, li crea. Vero, è bellissima questa cosa. Sì, sì. Fantastico. Vedi che anche perdendo però si imparano le tecniche degli avversari. È una scusa in realtà per non fare per notare giustificare. Sì, non fare notare troppo la mia pipparolaggine. Però ragazzi, la prossima partita deve essere più forte. Posso dire che è divertente effettivamente. Sì, che soprattutto io, sono curiosa di provare tutti i personaggi. Io che non sono tanto per i competitivi online in generale. Voi lo sapete. Sì, sì. Oh, l'ho slayato, l'ho ammazzato. Scusa, questa era anche a te, manca a sprecarlo. Dove sono? Noi messi là tutti insieme, non lo so se è una bella però idea. Devo dire, eccoli. Però devo dire che questo è divertente. Ne hai slayato un altro? Slaya questo perché mi sta troppo antipatica. Vai Raiden. Killing spree per 3, dai ragazzi. Dai che ci stai prendendo la mano, Raiden. Dai che ci stai prendendo la mano. Ma in mischia questo non fa, vero? Non se la cava. Più che altro non mi voglio azzardare, esatto, ad attaccare come un idiota. Però peccato, dai, peccato. Ne ho ammazzati 4 consecutivi. Prima ne avevo ammazzati 7 con quell'altro. E va bene, in maniera molto più facile. Ma ammazzarli con questi era molto più difficile. Onestamente a me andrebbe di fare qualche partita con gli iscritti. Sì, è vero, lo diciamo sempre. L'abbiamo detto tipo per un sacco di giochi. Però non lo so, questo me lo sentirei. Anche perché essendo gratis già è diverso. Vedi che sto slayando adesso come il maledetto. Vedi che ci sto prendendo la mano eppure il piede. Esatto. Aggiungeteci agli amici, noi siamo Player Inside, ve lo sapete, non è che proprio come nick è Player Inside. E scaricate il gioco perché onestamente mi andrebbe di fare qualche partita con voi e morire magari almeno per mano vostra, non per colpa di quattro stronzi che non sappiamo neanche chi sono, giusto? Esatto. Magari sono degli iscritti in realtà.
Vabbè, basta, siamo stati ammazzati. Però mi sono divertito per essere stata la prima partita. E la prima era andata molto meglio. In fase non registrata, quella l'avevamo vinta. È gratis, quindi sì. Vorrei vedere un attimino lo store. Sì, perché voglio capire un attimo come funziona. Va bene. Allora, c'è lo store. Cioè, la vastità di cose che ci sono sono, cioè, è veramente ma sono più che altro anche cose oltre cose decorative, sì. Anche cose che influiscono poi sul gioco. Quindi questi sono quelli tematici. Cioè, se a te interessano di questi personaggi, abbiamo queste skin, queste emotes, queste cose in area, per esempio. Questa qua è New Champion. Se no, appunto, te li vai a sbloccare tu mano a mano. Beh, devo dire, e poi si possono ovviamente comprare cristalli proprio con soldi veri. Vabbè, questo è chiaro. Vabbè, questo è ovvio, essendo gratis, giochi, sì. Esatto. Vi inviteremmo a scaricarlo, tanto è gratis. Che se poi non vi piace, non vi piace. Però, se vi piace, ci faremmo qualche partita e magari la trasmettiamo su Twitch. Che ne dici? Ah, sì, sarebbe una cosa del genere. È un'ottima idea. E quindi noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.